Salve a tutti, siamo alla lezione numero 33 e parleremo delle variazioni. La variazione è un procedimento con cui un tema musicale viene trasformato ritmicamente, melodicamente e armonicamente. La letteratura musicale dal XVII secolo ad oggi è ricchissima di musica fondata sulle variazioni. Noi abbiamo già usato questo procedimento nelle forme ABA, quando nella ripresa abbiamo variato il primo tema. Analizzeremo ora le varie tecniche di variazione. Variazione melodica consiste nell'aggiungere note di passaggio e appoggiature, sostituire note con altre, arricchire il disegno melodico con abbellimenti, eccetera. Variazione ritmica, cambio del tempo, per esempio 3 quarti diventa 4 quarti o 2 quarti, quindi cambio dei valori delle note. Variazione armonica, cambio di modo, cambio di armonia. Nell'esempio che segue, il tema è esposto per intero in 16 misure e l'accompagnamento è siglato in sigle italiane. Ora eseguirò il tema e poi farò alcune variazioni secondo gli spunti indicati sul manuale. Ora una variazione in 9 ottavi. Ora una variazione in cui ogni nota prenderà un accordo diverso. L'armonia è piuttosto libera e può ricordare a volte il jazz.
Ora parliamo del basso ostinato. Se al basso c'è un tema che si ripete continuamente, allora si tratta di variazioni su basso ostinato. Possono essere ciaccona o passacaglia. L'esempio che segue ci mostra un breve periodo di 8 misure nel quale il basso, che origina l'armonia, sarà l'ostinato di base per le variazioni che improvviseremo. La mano destra potrà fare variazioni ad una sola voce, con disegni di crome o semicrome, con arpeggi facile o con note di passaggio più difficile. Potremo mutare il tempo in 2/4 o 4/4, unificando i valori delle note al basso. Si potrà cambiare il modo in minore. Nel prossimo esempio possiamo vedere qualche traccia di variazione sulle prime due misure dell'esempio precedente. Potremmo sviluppare così le prime quattro variazioni. Teniamo sempre presente che l'improvvisazione è una performance ogni volta diversa. Non si tratta di un'esecuzione studiata e perfezionata, a volte cristallizzata, ma dell'applicazione delle nostre conoscenze e delle nostre abilità a del materiale musicale realizzata al momento. Non sempre andrà tutto bene, anzi, i vari tentativi che faremo saranno spesso costellati da errori armonici, ritmici, note false, eccetera. Non dobbiamo scoraggiarci, insistiamo e accettiamo il fatto che chi pratica l'improvvisazione corre sempre qualche rischio. Per esercitare la variazione potremmo lavorare sui classici. Il famigerato minuetto in sol maggiore di Bach può essere variato a piacere. Vediamo la prima parte. Un esempio di variazione al basso. Un esempio di melodia per moto contrario. Grazie per avermi seguito e alla prossima lezione.